direttore di Life Sicilia, una notissima testata giornalistica online che tutti conosciamo, consultiamo, leggiamo, approfondiamo quotidianamente. Abbiamo avuto modo di incontrarci con la dirigente, con il dottore Bondorelli, con le professoresse Serio e Gonzaglio del Dipartimento di Lettere, per avviare, iniziare appunto questa attività progettuale, della quale adesso vi saranno mano a mano dati i dettagli e tutti i passaggi delle azioni formative, che poi sono quelle più importanti per voi. Anche, io penso, questa è un po' la specificità di questo progetto, in una prospettiva, diciamo, di orientamento professionale. Quindi avrete veramente la possibilità di lavorare, di studiare, di lavorare e approfondire in vista di quelli che possono essere, che potranno essere comunque i vostri progetti, sia di studio universitario che poi di professionali proprio per il futuro. Quindi buon lavoro a tutti. Do la parola alla professoressa Serio, che è presente con il dottore Bondorelli. Grazie. Okay. Allora, noi oggi cominciamo questo percorso che vuole dare a voi soprattutto l'opportunità di conoscere davvero un ambito da cui il principio nasce. Voi sapete che noi diciamo, cerchiamo sempre di vorremmo un po' mettervi nelle condizioni di conoscere davvero la tradizione umanista, la comunità. Che però detto così sembra una cosa più molto semplice, non lo è, perché abbiamo chiesto proprio al direttore di fare questo incontro informativo, perché oggi forse più che mai è necessario, parlavamo stamattina in classe, chiederci che cos'è la notizia, cosa fa notizia, soprattutto in che modo possiamo recuperare delle notizie e come possiamo, qual è possibilità abbiamo, quali sono gli strumenti per interpretare e conoscere la realtà che ci circonda. Quindi vorrei che proprio questo momento, alla luce anche degli eventi degli ultimi fatti di cronaca, stiamo leggendo tante cose, oggi abbiamo fatto una lezione su questo in classe, come facciamo a interpretare la realtà? Come fanno loro i giovani a orientarsi in un momento in cui e in un contesto in cui chiunque prende la parola e dice qualcosa, dà un'informazione. Diciamo, il nostro percorso nasce intanto da questa premessa. Quindi diciamo, vorrei dare subito la parola al consulente. La professoressa non vuole intervenire? No, noi siamo. Ah, va bene. Va bene. Ok. Allora, buongiorno, mi sentite? Non sta funzionando forse. Off. Prova? Ok. Scusate, ma io non sono abituato a stare dietro la cattedra. E allora, per me è un piacere oggi essere qui con voi. Ho accolto con piacere l'invito dei vostri professori, invito che ha lo scopo di creare un laboratorio, un progetto pilota che parte non oggi ma già è iniziato da qualche settimana e che ha come epicentro la vostra scuola, il vostro istituto, l'Istituto Meli, con la creazione di un giornale che si chiama Live Meli, che prende il nome dalla nostra testata, da Live Sicilia, che sicuramente molti di voi conoscono, ma se non la conoscete non è un problema, perché questa è una fase della vostra età in cui avete molte cose sulle quali concentrarvi. Però verrà un momento in cui ciascuno di voi, per molti questo momento viene spesso, viene ogni giorno, si confronti con la realtà. Ciascuno di noi si confronta con la realtà ogni giorno e dobbiamo partire da un presupposto, che il fatto non raccontato non esiste. Se il nostro professionista
che saluto, che si chiama Moreno Geraci, che è quel ragazzo che vedete lì con cellulare e telecamere in mano. Se il nostro professionista fa oggi una foto, ah, tra l'altro lui è un ex studente del MELI, e quindi è la prova provata di come si possa uscire da questa scuola e si possa anche intraprendere un percorso professionale importante e qualificante. Quindi, esatto, allora dicevo, se lui per esempio oggi fa una foto, o se qualcuno di voi fa una foto semplicemente a questa sala, immortalando voi e immortalando me che parlo. E sotto questa foto, quando dirama questo contenuto nel mondo digitale, fa una descrizione, per esempio, ecco, nell'istituto di reclusione di massima sicurezza, i giovani che stanno scontando una pena discutono con un sacerdote delle bellezze del carcere. Chiunque si dovesse accostare a questo contenuto con questa descrizione sarà portato naturalmente a fare una riflessione e a chiedere se questa cosa sia vera. E probabilmente, entrando questo contenuto nel mondo digitale, molti, moltissimi potrebbero essere anche portati a credere che questo sia vero. Come potrebbe anche essere scritto sotto la descrizione della foto, ecco i peggiori studenti del MELI che devono recuperare, hanno ancora una settimana di tempo per recuperare le materie che hanno perso, differentemente saranno bocciati. Oppure potrebbe esserci scritto, ecco gli studenti del MELI, loro sono i migliori, e sono stati selezionati per un premio speciale. Voi comprendete che dietro la descrizione del fatto si nasconde l'essenza di quello che questo fatto rappresenta nella realtà. E allora, in questo momento, molti di voi avranno sicuramente un account Instagram, molti di voi conoscono TikTok. Facebook è per i vecchi, giusto? Com'è la situazione? Parlatemene. Facebook ormai è sorpassato, giusto? Appartiene alla mia dichiarazione, alla mia generazione, quindi nessuno di voi ha Facebook, o qualcuno ce l'ha? No. Instagram? Ok. TikTok? Ecco, benissimo. Allora, il nostro pensiero, quello che noi pensiamo, si forma con la conoscenza. La conoscenza apre le porte alla riflessione, alla creazione di un'idea, e sono le idee che muovono il mondo. E non è un caso che da sempre qualunque regime, ma anche qualunque Stato, sappia bene cos'è e qual è l'importanza della comunicazione. È lì che si gioca una partita importantissima. Perché se io dico che la professoressa è una bravissima professoressa e potrebbe essere anche un'ottima candidata a sindaco di Palermo, le persone saranno portate a credere questa cosa. Se io parlo malissimo di lei nei giornali, se emergono solo circostanze negative, qualora lei si dovesse candidare, avrebbe una pessima reputazione. Allora voi comprendete che il racconto della realtà è una scommessa importantissima. E qui noi arriviamo con questa discussione a parlare di quella che è la figura del giornalista. Il giornalista è una persona che intanto, per come l'ho vissuta io, per come la vivo io, sente dentro di sé un'identità che lo porta a legarsi al racconto dei fatti e a scommettere la sua vita nel dire semplicemente la verità. Il giornalista è una persona che ha, è un professionista che ha il dovere di informare, perché i cittadini hanno il diritto di essere informati. E quando noi parliamo di giornalisti, e lo facciamo in Sicilia, noi ci dobbiamo ricordare che la storia della Sicilia è stata scritta col sangue di giornalisti che hanno perso la vita. E quindi è una professione sacra, che chi sceglie di fare deve percorrere ogni giorno intendendola come una lotta al sistema,
al sistema della corruzione, della mafia, al sistema della compravendita della dignità delle persone, perché voi vi ritroverete molto presto, quando completerete gli studi, vi ritroverete davanti a voi stessi e davanti alle regole del sistema per l'accesso al mondo del lavoro. In una città e una terra dove un amico conta più di una laurea e dove viene mortificata l'identità delle persone e dove il merito non sempre riesce ad avere la meglio sul favore. E il giornalista non può entrare in questo sistema, non può essere ricattabile, non può accettare incarichi politici perché la sua parola e la sua terzietà potrebbero essere messi anche in dubbio. Ci sono vari tipi di giornalismo. C'è un giornalismo che si occupa di una comunicazione politica, di una professione importante e che ha anche un significato di rappresentanza delle istituzioni. Ed è una scelta, ma chi fa il giornalista, lo dice anche la legge, lo dicono anche le regole, non può essere contemporaneamente addetto stampa di un politico o di un'istituzione, se tu sei direttore di un giornale o se sei redattore di un giornale, perché devi essere distante da quel mondo, perché la cosa più importante, e vale per qualunque strada voi sceglierete, è il movente dell'azione. Perché voi fate quella cosa? E allora nessuno sbaglierà mai nel fare una cosa quando farà semplicemente il proprio dovere. Dovesse essere un medico, dovesse essere un professore, dovesse essere un operaio. La dignità della persona nello Stato si concretizza facendo il proprio dovere e rivendicando i propri diritti. Questa è l'armatura dello Stato, non i favori, non gli sconti. E allora voi capite che dietro la circolazione dell'informazione ci sono persone che hanno scelto e che scelgono di impegnarsi, di impegnare tutto se stessi per il dovere di informare. E questa è una professione nobile che a me mi ha travolto, della quale mi sono innamorato e che ho avuto la fortuna di poter realizzare in Sicilia negli ultimi 18 anni, facendo delle scelte anche molto dure e con grandi sacrifici, perché raramente troverete, ma questo vale per tutti i settori, raramente troverete porte aperte o strade facili da percorrere. Le strade facili non mi appartengono. Poi dipende dal carattere di ciascuno di voi, molti sono propensi a vendersi in qualunque cosa, molti sono propensi a cercare le scorciatoie, però quando voi parlate di informazione non c'è bisogno di fare tanta nozione. Considerate che in Italia c'è la libertà di informazione, chiunque può scrivere un articolo. Però esiste una categoria professionale concepita nella sua organizzazione anche e soprattutto durante il regime fascista, ma che conserva oggi una dignità e un'importanza. Per iscriversi all'ordine dei giornalisti è necessario fare un percorso. Ma, vi ripeto, è una scelta di vita. Noi oggi qui cosa stiamo facendo? Oggi noi stiamo gettando le basi per la creazione di un giornale che sarà online, che sarà una costola di Live Sicilia e che sarà realizzato dagli studenti. Sarà realizzato dagli studenti attraverso un percorso che prevede momenti di formazione, momenti di riflessione e momenti di creazione dei contenuti, vari tipi di contenuti, varie rubriche. Ma la cosa importante è che ciascuno di voi faccia un esame dentro se stesso, perché questa è la fase in cui voi vi avviate alla creazione della vostra identità del futuro. Ancora avete tanto tempo per sbagliare, per prendere una strada e magari poi sceglierne un'altra. Io dico che quando si segue il cuore non si sbaglia mai, anche quando si riflette sulle cose non si sbaglia mai, però bisogna vedere se si è più idealisti oppure se si ha una mente più razionale. Conosci te stesso, noti se autonomo, chi lo diceva? Eh?
Ah, mi state... non è un'interrogazione, è una chiacchierata. Con voce squillante rispondete, non vi preoccupate. L'arte del conoscere se stesso, di Schopenhauer. Ciascuno di voi deve, oltre a comunicare, deve concentrarsi su se stesso. Siamo bombardati da centinaia e da migliaia di comunicazioni. Siamo bombardati da centinaia e migliaia di messaggi. Però il giornalismo conserva anche oggi, nonostante siano cambiati i mezzi di comunicazione e di informazione, conserva la sua identità. E l'identità del giornalismo si ha accostando il giornalista al fatto, il fatto che deve essere raccontato. Il giornalista deve esaminare il fatto, deve trovare i riscontri di quello che pensa e deve andare a chiedere ai responsabili di questo fatto perché le cose stanno in quel modo. E nell'accostarsi a questa cosa deve essere completamente terzo. Non si può agire né per sentimento né per risentimento. Io non posso fare un articolo perché quel politico non mi ha dato un incarico oppure perché mi devo vendicare. Io ho subito decine e decine di citazioni civili e penali, quasi sempre intimidatorie e infondate. Ho vinto sempre grazie a una famiglia di professionisti che mi affianca e grazie a realtà editoriali che non mi hanno mai lasciato solo. E devo dirvi che non è semplice affrontare tutto questo, però se si fa il proprio dovere non si sbaglia mai. Nessuna vendetta può avvenire con l'informazione. L'informazione e il dovere di fare il giornalista è una cosa che porta l'animo e la dignità delle persone in alto. È una missione per la quale vale la pena, per chi ci crede, di scommettere tutto. Questa regola vale per qualunque professione, come vi dicevo prima. E quindi poi arriviamo noi al ruolo del giornalista, che nient'altro è che raccontare un fatto. E deve accostarsi a questo fatto con terzietà, con imparzialità. Ciascuno di noi siamo persone, non possiamo non farci travolgere dalle emozioni e dai sentimenti, perché sono quelli che ci rendono vivi. E dobbiamo essere anche capaci di trasformare queste sensazioni e questa conoscenza nel prodotto giornalistico. Cos'è un prodotto giornalistico? È quel prodotto che il giornalista prepara per comunicare un fatto al pubblico. Oggi i prodotti sono cambiati, sono tanti. Ci sono giornali che esistono anche solo su Facebook, ci stanno nascendo anche i profili su TikTok di organi di informazione. Io ho la mia pagina, cercate Antonio Condorelli su TikTok, trovate qualcosa che al momento comunque è in sperimentazione. Ci sono gli hashtag che poi racchiudono le categorie. Però alla fine, al centro del prodotto ci sono sempre le stesse regole. Non siamo più nel tempo in cui c'era la stampa di Gutenberg che doveva preparare i caratteri per stampare. Vi ricordate? Voi avete studiato anche queste cose. Oggi tutto corre velocemente, forse anche troppo. E allora, nella preparazione di questi contenuti che finiscono nel mondo digitale, sarebbe il caos totale se non esistessero gli organi di informazione, le testate. La testata giornalistica rappresenta quella certezza per il lettore che la segue di avere un determinato prodotto. Chi segue Live Sicilia sa che dentro e dietro questo quotidiano online c'è il lavoro di numerosi professionisti che la mattina si svegliano per fare quello, che hanno questo compito, che hanno scelto di fare questo nella vita. Voi oggi siete qui a scuola e avete delle professoresse che hanno scelto di insegnare a voi qualcosa e di spendersi nell'insegnamento. Se voi andate al bar, c'è qualcuno che ha scelto nella vita di fare il caffè, che è un'arte nobile, o di preparare i cornetti la mattina alle 5, mentre noi dormiamo, per chi dorme alle 5, perché non tutti dormono alle 5,
Io per esempio no, perché faccio la rassegna stampa dei giornali nazionali e comunque alle 5 c'è chi prepara i cornetti. Il giornalista si sveglia e ha il proprio cuore che batte per le notizie. Quindi noi ci svegliamo e dobbiamo capire oggi cosa dobbiamo raccontarvi, perché se noi non vi raccontiamo nulla, noi non esistiamo. Il giornalista non timbra il cartellino, perché ha un'identità che lo accosta al fatto. Se io sono in giro e c'è un incidente, io non ho come problema il fatto che la mia macchina resterà incastrata nel traffico perché c'è stato un incidente. Io devo comunicare alla redazione: guardate che è successa questa cosa sulla Catania-Palermo, verificate bene le cause e probabilmente mando anche una foto. Cioè, io, la mia vita è questa. Se io cammino sul marciapiede e il marciapiede è inondato di spazzatura, io non cambio strada. Io faccio la foto e comunico questa cosa alle persone. Se vedo un'opera pubblica incompiuta, io non mi giro dall'altra parte e dico che schifo sta cosa. Devo cercare di capire perché è in queste condizioni. Perché? Ecco. Segnatevi questa parola. Perché? Perché è l'ingrediente che ci differenzia da delle teste che ripetono a memoria determinati concetti e attiva la nostra mente. Voi dovete chiedervi perché. Questa generazione, la vostra generazione, ha un rischio altissimo, è quello di porsi meno domande, di essere bombardata di comunicazioni e di messaggini e di non riuscire a guardarsi negli occhi neanche per darsi un bacio. Questa è la verità. Provate a uscire dalle chat, provate a pensare a voi stessi e a come costruire il vostro futuro. Provate a chiedervi sempre perché, attivate la vostra mente, perché con le domande noi arriviamo a un'altra fase importante, che è la differenza tra l'informazione ai giorni nostri e l'informazione del passato. Nel passato, quando si comprava il giornale, io non potevo interagire con quel giornale. Al massimo potevo scrivere una lettera esprimendo il mio parere, oppure dicendo che non ero d'accordo con quanto era stato scritto. Adesso tutto questo avviene in modo istantaneo e l'informazione ha un alleato importante, che è il lettore, che non è più un fruitore passivo della notizia, ma diventa protagonista della notizia. Noi riceviamo segnalazioni dai nostri lettori, noi abbiamo creato un rapporto molto stretto con il nostro pubblico, che avviene attraverso la mail, attraverso le segnalazioni sulla nostra pagina Facebook, adesso stiamo riattivando un canale WhatsApp. Ecco, la differenza, la terza, rispetto al passato, è che sono cambiati i mezzi di informazione e comunicazione. Il ruolo del giornalista è sempre lo stesso ed è cambiato soprattutto il ruolo del fruitore della notizia, che diventa protagonista. Quando voi scriverete degli articoli e saranno pubblicati su quel giornale, i vostri amici potranno esprimere il loro parere, potrebbero commentare, potranno condividere la vostra notizia, potranno dire: ma che schifezza che hai fatto, oppure potrebbero farvi complimenti. Tutto questo entra nel mondo digitale. Se voi avete un profilo Instagram e condividete il vostro articolo, voi state mostrando voi stessi sotto un altro aspetto. È come quando andate a fare una gara di nuoto o la corsa campestre. State mostrando voi che fate una cosa. E fare il giornalista non è un gioco, è una cosa seria, è una cosa importante. E quindi voi vi mettete in ballo, perché entra in ballo una parte importante di voi, che è il vostro nome e il vostro cognome, che si accompagna alla vostra identità. E voi, chi è giornalista, si riconosce attraverso una cosa che nessun algoritmo può cambiare, ed è la vostra firma, è il vostro nome e cognome, che servono a identificarvi nel mare magnum delle fake news, delle finte notizie, delle notizie false e anche delle notizie scadenti. Voi fate una scommessa se scegliete di scrivere. Voi fate una scommessa con voi stessi.
Io negli ultimi 15 anni ho formato decine e decine di giornalisti, che sono diventati giornalisti, molti hanno vinto premi internazionali, premi nazionali, ragazzi cresciuti con me in 15 anni. Live Sicilia è stata ed è una fucina di giornalisti. Noi consentiamo ai ragazzi, ai giovani e anche meno giovani di diventare giornalisti, pubblicisti e alcuni anche professionisti. La differenza non ve la sto a dire, perché già è trascorso altri 5 minuti, me li prendo e poi facciamo un po' di dibattito insieme. Quindi, riepilogando, gli elementi importanti sono della notizia e del giornalismo sono tre. Innanzitutto la persona che si accosta alla professione e che si ripropone di scrivere una cosa. Poi c'è il mezzo di comunicazione o di informazione e poi il terzo è il pubblico, perché il pubblico è parte della notizia. Reagisce alla notizia, fornisce la notizia, noi riceviamo segnalazioni, i cittadini sono nostri alleati, ma se qualcuno fa una segnalazione è un giornalista? No, è una persona che fa una segnalazione. Il giornalista è quello che ha il compito di verificare, perché se non verifica potrebbe trasformare in notizia qualcosa che non è un fatto vero e quindi si tratterebbe di una bufala. Quindi capite che in questi tre elementi si gioca quella partita importante che vi dicevo all'inizio, quello del controllo della conoscenza. Noi ora non viviamo in un regime. L'Italia è una repubblica. Da quando l'Italia è una repubblica? Dai, qualcuno l'ha detto a voce alta. Esatto. Allora, in questa Repubblica ci sono dei gruppi che sono potentissimi, che gestiscono l'informazione, ma lo fanno sia a destra che a sinistra. Cioè noi sappiamo quali sono le testate giornalistiche che hanno uno schieramento politico a sinistra e sappiamo quali sono quelle che hanno uno schieramento politico a destra. Il vantaggio qual è? Uno, che esiste un pluralismo dell'informazione, cioè non è da condannare l'informazione schierata. È da condannare l'informazione falsa. Ed è un vantaggio il fatto che ci siano più colori e più informazioni provenienti anche da parti diverse, perché il cittadino ha la possibilità di porsi quella domanda, il perché, e di farsi convincere da quello che ritiene e di dire sì, ma lui ha ragione, no, ma lui non mi piace. È qui che noi concretizziamo l'articolo 21 della Costituzione. È qui che si concretizza la libertà dell'informazione, quando il cittadino ha la possibilità di scegliere quello che deve sapere e ha più fonti per saperlo, per sapere una determinata cosa. Poi è vero che se un gruppo è fortissimo e più forte dell'altro, riuscirà ad avere una potenza maggiore nel diffondere una notizia. Perché è vero che c'è la libertà di informazione, ma provate a farvi un blog e a trasformarlo in un giornale. Vedete che investimento ci vuole. Noi abbiamo una società con 30 collaboratori, è una società editrice che ha un bilancio importante. Non è un gioco fare un giornale. Io domani non posso fare TGcom 24 o Repubblica. Sono dei colossi, impressionanti. La libertà si realizza nel momento in cui noi scommettiamo e la rivendichiamo. Voi lo sapete. Le libertà non sono un dono, sono una difficile conquista e ne vale la pena di combattere. Quindi, andando a concludere, riepilogando, noi oggi siamo qui per dirvi che voi siete un'ottantina, se non sbaglio, 70, c'è anche qualcuno che oggi non c'è, ma poi lo affilieremo con noi in un modo o in un altro. Sapete che oggi inizia questo percorso nella vostra scuola. E magari tra di voi ci sarà qualcuno che nel futuro sarà un giornalista. Io dovrei sconsigliare di fare giornalista. Anzi, io vi sconsiglio di scegliere questa strada. Ve lo dico chiaramente, perché è una strada, è come un amore folle. Dovreste essere consapevoli che c'è la possibilità anche di sbagliare o di
di soffrire per una scelta. Però se non siete disposti a correre dei rischi, a combattere per una vostra scelta, è meglio che puntate su un bel posto in qualche ente pubblico e timbrate il cartellino la mattina e poi uscite dopo pranzo, oppure vi mettete in aspettativa e fate una vita tranquilla. Questo è una cosa che riguarda la vostra personalità. Nessuno vi regalerà niente, tranne che siete figli fortunati di una famiglia benestante, ma anche in quel caso le responsabilità saranno ancora maggiori, perché dovrete dimostrare sul campo quando valete. Non basta ereditare un'impresa o ereditare un negozio per creare il proprio futuro. Dovete concretizzare i vostri sogni scommettendo su voi stessi. E ora avete la possibilità che questo liceo, non tanto per la creazione di un giornale nel vostro liceo, ma per la fase che voi state attraversando, avete la possibilità di divertirvi, perché spero tutti abbiate una famiglia che ve lo consente, però avete anche la possibilità di pensare a voi stessi e a creare il vostro futuro pensando ai vostri sogni e a trasformarli in realtà. Su questo voi dovete dare tutto voi stessi. E lì è la scommessa più bella, la scommessa da vincere, quello di trasformare i nostri sogni in realtà. Il giornalismo, ancora secondo me è presto per parlare con voi di giornalismo, però per sperimentare la scrittura, divertendosi in una scuola che vi dà questa possibilità, è il momento giusto, ed è per questo che ho accettato con grande piacere questo invito e sono orgoglioso di poter dare il via ufficialmente alla nascita di Live Meli con tutti gli studenti che ne vorranno far parte. Grazie. Adesso c'è lo spazio per le domande, perché se voi avete delle domande potrete interagire, venire qui, fare la domanda e io vi risponderò alle domande. Cercate di farle le domande, perché se non ci sono domande allora non abbiamo fatto niente. Vi ricordate quella cosa che vi dicevo del perché? Vi ricordate quella cosa che vi dicevo del perché? Ah, do il microfono anche a loro, ok. Venite qua. Chi vuole fare una domanda venga qua. Grazie al nostro Moreno. Dai, perché sennò vi devo scegliere io, perché ho visto degli occhi brillare, vieni qua. Come ti chiami? Niccolò. Aspetta, vieni qua, girati. Come ti chiami? Niccolò. Niccolò, vai. Perché fa questo? Perché? E allora, io l'ho detto all'inizio, grazie Niccolò, ti puoi accomodare. Io l'ho detto all'inizio, io devo fare l'avvocato. Poi ho iniziato a scrivere un articolo e non mi sono più fermato. Io mi sono innamorato. Mi sono innamorato della professione giornalistica, senza sapere cosa fosse il giornalismo, semplicemente perché stavo bene quando scommettevo me stesso nel raccontare agli altri quello che accadeva. Quando impiegavo le mie giornate nel girare i quartieri degradati di Catania, perché io sono catanese, e nel cercare di andare a fondo alle cause dei disastri che toccavo con mano. Stavo bene. E il fatto stesso, a 23, a 24 anni, di pensare che potessi essere pagato e quindi vivere facendo una cosa che mi piaceva, non mi sembrava vero. Anche perché quando si inizia questa professione i soldi si vedono col binocolo. E quindi allo stare bene si accompagnava ovviamente la follia, una lucida follia. La follia di dire, ma che sta succedendo? Ma io non me la sono mai posta la domanda. Perché è come quando qualcuno di voi si innamora, ne possiamo parlare dell'innamoramento, non c'è nulla di strano. L'innamoramento è una cosa meravigliosa. È come quando qualcuno di voi si innamora di un'altra persona. È una cosa meravigliosa. Ci possiamo porre tutte le domande, ma non c'è bisogno neanche di trovare le risposte, perché è un sentimento che ci rende vivi, è una cosa che ci fa stare bene, è una cosa che ci fa svegliare la mattina.
è una cosa che la sera ci fa andare a letto turbati o felici. E se questo tu lo fai per una professione, cosa vuoi chiedere di più dalla vita? Allora, perché io oggi sono qui? Perché io sono innamorato del giornalismo. Ho fatto di questa cosa la mia vita, la scelta della mia vita. E come ogni amore ha dei momenti terribili, ha dei momenti travolgenti, ha sofferenze, però dopo l'innamoramento viene l'identità. Cioè, essere giornalisti non vuol dire timbrare il cartellino, vuol dire svegliarsi la mattina sapendo che tu stai facendo una cosa che ti piace. E allora se voi ora avete la possibilità delle scelte, dovete costruire passo dopo passo il vostro futuro, scommettendo tutti voi stessi sulle cose che vi piacciono. Però dovete avere anche, perché questa è una fase delicata, voi avete qui tra i 16 e i 18 anni, no? Ecco, io a 15 anni ero rapper. Ero rapper, cantavo, facevo graffiti. Quindi non è che, se mi avessero detto tu sarai un giornalista, io avrei risposto, ma che stai dicendo? Io cantavo. Quindi non vi preoccupate se qualcuno di voi in questo momento fa altro. Fate bene a fare altro, perché la vostra mente deve girare per le cose che vi piacciono. Dovete esprimervi. Nessuno è uguale all'altro. Ciascuno di voi ha una caratteristica. Andiamo con un'altra domanda. Prego, vieni. Allora, vi dico anche un'altra cosa. Il fatto di alzarsi e di parlare in pubblico è una cosa bella, è una cosa importante. Quindi non dovete essere emozionati. Vieni, metti di qua. Come ti chiami? Sveva. Mi chiedevo se per lei la globalizzazione costituisse uno svantaggio o un vantaggio nel mondo del giornalismo oggi. Grazie. Ma allora, la globalizzazione è un dato di fatto. Però nel giornalismo intanto si applica un principio, che è quello della rilevanza del fatto che noi comunichiamo. Quindi noi abbiamo oggi la possibilità di conoscere le notizie che riguardano l'Ucraina, la Russia, l'India, l'America, e abbiamo la possibilità di farlo in tempo reale. Però è più importante se la frana avviene a Palermo, per me, rispetto a una frana che avviene a Perugia. E quindi il rapporto col territorio del giornalista è più forte della globalizzazione, perché io ho l'interesse di sapere cosa succede qui. Noi molto spesso affrontiamo fatti di cronaca anche pesanti, omicidi, ragazzi che muoiono in incidenti stradali, anche i vostri coetanei. E se avviene una tragedia come la scomparsa di un ragazzo di 16 anni, 17 anni in circostanze tragiche, in un incidente, e avviene a Palermo, interessa ai palermitani, un po' meno a qualcuno che vive a Sydney. E quindi la globalizzazione come diffusione di alcune strategie di comunicazione e anche come evento che ha prodotto nel sistema l'ingerenza anche di assetti di potere internazionali o di vere e proprie lobby che si occupano di determinati settori, magari sta a monte dell'organizzazione della diffusione delle informazioni. Però il fatto e il giornalista hanno un'identità e un legame col territorio che è più forte di qualsiasi altra cosa. Perché se scoppia una bomba a Palermo, può essere importante anche per Milano, come lo è stato quando qui ci sono state le stragi. Ma qui ha un effetto diverso, perché noi la sentiamo. Se voi sentite un boato, voi volete capire cosa è successo. E come fate a capire cosa è successo? Uscite, vi affacciate, magari vedete una colonna di fumo. E se poi andate su Instagram e cominciate a vedere la notizia di un giornale che con un link vi porta a un articolo e vi spiega cosa è successo, capite che noi stiamo semplicemente rispondendo a un bisogno primario, che è quello di conoscere i fatti, di sapere. E quindi noi siamo più forti della globalizzazione. Loro potranno mettere le lobby, i sistemi di potere, potranno anche stabilire delle regole o tentare di influenzare alcuni sistemi.
Ma il racconto del fatto, il ruolo del giornalista è più importante e più forte. Chi c'era? Salve, per lei è più facile scrivere... Come ti chiami? Silvia. Per lei è più facile scrivere un articolo su un argomento impegnativo, importante, come può essere stato l'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi anche con tutte le responsabilità che ne conseguono, oppure un articolo su un argomento su cui c'è poco da dire, che può risultare quasi noioso? No, allora, innanzitutto la notizia di Matteo Messina Denaro è la notizia più facile del mondo, perché è una notizia che tutti conoscevano, che noi conosciamo, siamo venuti a sapere di questa circostanza e l'abbiamo data. Poi abbiamo iniziato a fare gli approfondimenti, ma la cosa più difficile per un giornalista è sempre quella di riuscire a realizzare il proprio dovere. Non ci sono articoli che sono più semplici o articoli meno semplici da scrivere. Noi dobbiamo realizzare il nostro dovere, dobbiamo verificare un fatto e dobbiamo comunicarlo alle persone. Poi magari alcune volte si scrivono articoli su questioni meno rilevanti e meno prestigiose e meno importanti. Però l'importante è sempre quello. A volte anche nello scrivere di un fatto poco rilevante può essere anche più difficile. E non è un problema di noia, perché il giornalista ha il dovere, perché anche svolge una professione, di scrivere un determinato articolo. Noi abbiamo un'organizzazione del lavoro che prevede durante il giorno chi deve fare cosa, un'organizzazione nella produzione dei contenuti. E quindi la noia non esiste, cioè, magari potrà anche esistere, ci sono anche momenti magari noiosi per delle cose che si devono fare, però fa tutto parte della nostra professione. Allora, chi c'è ora? Qualcuno dalla curva sud? Vieni, vieni. Prego. Giulio, ma come si ci approccia a questo mondo? Cioè, come si inizia? Da dove si parte? Allora, si parte innanzitutto dal sentire dentro una voglia di scrivere o di raccontare una cosa. Si parte semplicemente accedendo a questo progetto, si potrebbe partire, oppure fra un paio di anni, tentando di avvicinarsi a un giornale e iniziare a sperimentare il racconto dei fatti. Non è una cosa semplice, perché intanto la lingua italiana e la scrittura, un conto è studiarle sui libri e un altro è metterle in pratica nella quotidianità. Io vi posso assicurare che ci sono numerosi avvocati, ingegneri che sbagliano gli accenti, che scrivono qual è con l'apostrofo, che mettono un davanti al maschile con l'apostrofo. Giornalisti, tantissimi. Non diamo per scontato nulla. Ma dico anche magistrati che scrivono sentenze che mi sembrano semi-analfabeti. Vi posso assicurare che chiunque non viva la scrittura e l'italiano ponendosi le domande, i dubbi, noi ci confrontiamo ogni giorno con decine e centinaia di termini. Io vi posso assicurare che non c'è mai stato un giorno della mia vita in cui io non abbia aperto un dizionario o non sia andato sulla Treccani online o sul Devotooli, che ce l'ho anche come app nel cellulare acquistata, per controllare come si scrive una parola. Se non vi vengono i dubbi, non state arricchendo il vostro serbatoio linguistico e di conoscenza. E l'italiano non lo potete posteggiare, perché è una lingua viva, che si arricchisce di nuovi termini, che rappresenta lo specchio di quello che voi avete dentro e di come voi riuscite a esprimervi, di come voi riuscite a parlare. Quando voi parlate con una persona capite subito com'è la sua anima, in base alle parole che usa, quali sono i suoi sentimenti. Esprimersi è una delle... è come respirare. E quindi quando voi scrivete, voi state dimostrando in che modo siete vivi. L'italiano è anche una brutta bestia.
Nessuno può dire di uscire dal liceo con una padronanza completa, neanche il più bravo degli studenti, perché il giorno dopo deve provare a esprimersi e a scrivere una determinata cosa che magari è un fatto nuovo, però necessita della capacità di accostarsi a questo fatto con la voglia di migliorarsi e quindi cercare la parola sul vocabolario, cercare di capire qual è meglio, la costruzione delle frasi. Guardate che sono errori frequentissimi. Quindi io personalmente ho sperimentato nei primi anni del giornalismo, ho detto, ma scusa, ma fino adesso che cosa ho fatto? Dicevo classico, giurisprudenza. Poi il virgolettato come lo devo scrivere? E questa parola? Vado a controllare come si scrive questa parola. Ma è corretto scrivere così o in quest'altro modo? Allora voi capite che col giornalismo avete l'occasione di, attraverso la scrittura, chi sceglie la scrittura del giornalismo, ma è imprescindibile il giornalismo dalla scrittura, avete l'occasione di arricchire voi stessi. Poi ci sono altre tecniche, ci sono altri linguaggi, quello televisivo. Io ho fatto per 10 anni l'inviato di La Sette, ho lavorato a Report col grande Sigfrido Ranucci, con Milena Gabbanelli, e lì c'è un altro linguaggio, quello televisivo, del video montato, che deve avere il ritmo, che deve avere la frequenza, che è diverso dal video di TikTok, che è un video che ha di sotto una musica molto spesso creata per altre circostanze e si accompagna a qualche balletto. Sono delle cose, sono linguaggi diversi, però riguardano la comunicazione. Avanti, dai, che quanto tempo abbiamo ancora? Vieni, vieni. Ah, 15 minuti? No, per noi non abbiamo il tempo che serve. Ok. Vieni. Come ti chiami? Marta. Io ho una domanda riguardo il giornale, il giornalismo. Si è spostato da più cartaceo a più online. Ci sono i profili Instagram, ho detto i profili su TikTok, ma anche appunto proprio siti web. Come è cambiato proprio il fare il giornalista e lo scrivere articoli con questo passaggio sempre più presente? Allora, questa è una circostanza che abbiamo provato ad affrontare durante questa mia chiacchierata con voi. Il giornalismo è cambiato perché, come vi dicevo, noi abbiamo un mondo digitale che è ricchissimo di informazioni e che è una grande opportunità, una grande strategia, che comporta grandi strategie da parte degli editori per diffondere le notizie, per monetizzarne la diffusione, perché l'editore e l'imprenditore o la società che utilizza un mezzo di comunicazione per fare quadrare un bilancio e quindi ottenere degli utili, e il giornalista lo utilizza per diffondere la notizia. Come è cambiato? È cambiato tutto, come vi dicevo. È cambiato perché il giornalista si confronta con un mondo che ha una velocità maggiore e quindi ha necessità di intervenire prima possibile nel comunicare una notizia, perché dopo che la notizia viene data da un giornale concorrente online, tu arrivi in ritardo, già hai perso una fetta di pubblico. Se il pubblico già l'ha letta quella notizia, non clicca da te, va da un altro. Poi deve essere anche in grado, deve avere una struttura digitale che è in grado di raggiungere te per evitare che tu sia raggiunta da altre testate giornalistiche. L'altra cosa che vi dicevo importante, ve lo dico per ricordarvelo, è il rapporto del lettore. Allora la domanda ve la faccio a voi, perché l'ho detto prima. Come è cambiato il rapporto del lettore con il fatto che viene raccontato nel mondo digitale? Chi se lo ricorda? Ve l'ho detto prima. L'interazione diretta. Prego. L'interazione diretta, perché basta una mail o anche un commento e avere un interscambio immediato, mentre magari quando era soltanto cartaceo si arrivano le lettere e quindi richiedeva anche più tempo ed era meno diretto. Ecco, bravissima, bravissima. Lei ricorda, sono sicuro che anche altri di voi ricordano. Esatto, quindi è cambiato moltissimo. Andiamo con le domande. C'è quella zona là che fino adesso... Vieni, vieni. Io per motivi di inquadratura resto qua.
Ok, allora, sono Giorgia. Allora, mi ha colpito una cosa che lei ha detto prima, ovvero che ognuno di noi ha dentro di sé il desiderio di sapere. Però d'altra parte, secondo me, è innegabile che oggi la stragrande maggioranza delle persone si accontenta un po' di anche briciole di informazione, di articoli brevi da leggere in un attimo mentre si fa altro. Quindi mi chiedevo, è più importante scrivere un articolo completo che possa rendere conto dei fatti in maniera dignitosa oppure cercare di coinvolgere il lettore, di catturare la sua attenzione, però anche a costo di sacrificare un po' quella che è l'identità del giornalista? No, allora, l'identità del giornalista si sacrifica soltanto quando il giornalista non fa il giornalista. Quello che è differente è il prodotto del giornalismo e del che fa il giornalista. Ci sono, a volte un fatto si può riassumere anche con un tweet. E quindi io posso scrivere in un centinaio di caratteri anche il contenuto di una notizia. Ricordiamoci sempre che il prodotto del giornalista, sia un articolo, sia un clip video, serve a unire due mondi. Uno è quello che la produce e l'altro è il fruitore. Quindi io, in base a quello che è il pubblico che so di poter raggiungere, in base a quello che è il tipo di prodotto che io realizzo, che voglio realizzare, io già identifico un pubblico. Una tipologia di racconto può non escludere l'altra. Sono delle scelte che stanno in capo al giornalista e alla società editrice. Io posso un determinato fatto raccontarlo in modo diverso. Potrei fare un articolo su questa giornata, potrei fare una didascalia, una fotonotizia. Quindi racchiudere in poche righe, con frasi significative, quello che è successo oggi. Come potrei fare un ampio articolo, con virgolettati delle vostre domande, con la trascrizione di quello che ho detto io, di quello che hanno detto i professori, cos'è che cambia? Cambia quella fetta di pubblico che io andrò a identificare. Perché potrebbero esserci i vostri genitori, per esempio, che vogliono sapere di cosa si è parlato oggi. Potrebbe essere bello per voi rileggere i vostri nomi con la trascrizione delle vostre domande che avete posto e delle mie risposte. Voi capite che attorno a questa scelta di produzione del contenuto c'è, uno, il valore del tempo che serve per realizzare una cosa, due, una strategia anche imprenditoriale, perché l'impresa scommette su quello che sarà il pubblico che a fronte di quel costo ricompenserà, leggendo quel contenuto, il costo stesso. Perché i giornali vanno avanti con la pubblicità e la pubblicità copre i costi. Però i giornali fanno delle scelte. Noi facciamo delle scelte, noi abbiamo una linea che si chiama politico-editoriale, ma non perché è politica nel senso di partiti, ma perché è una linea frutto delle scelte. Abbiamo una gerarchizzazione delle notizie. Voi troverete su Live Sicilia, nella parte più alta del sito, non solo gli articoli che sono più importanti, che vengono più letti, ma anche quelli che stanno più a cuore a noi. Noi scommettiamo il nostro tempo e la nostra e il posizionamento del nostro giornale anche e soprattutto su notizie che vengano lette o meno, ma che servono a rappresentare un pensiero, servono a rappresentare l'identità di un giornale, e ce ne freghiamo se la leggono meno persone rispetto alla notizia di Chiara Ferragni che viene a Palermo e bisogna pagare 50 euro con una lotteria per farsi un selfie con lei. Allora no, non ci interessa noi questa cosa, non ci apriamo un giornale, al massimo abbiamo fatto un attacco, ho fatto una critica su questa cosa. Che noi ci interessa di più raccontare le magagne della politica. È chiaro che se c'è un incidente mortale ci sono più lettori, e purtroppo, perché i fatti tragici attirano di più i lettori. E allora che vuol dire? Che noi trascuriamo l'analisi della politica, i retroscena e le inchieste perché puntiamo solo ai click? No! Quindi cos'è che cambia? Cambia la scelta, il coraggio di fare una scelta, che sta alla base dell'identità di una testata. Uno,
pilastro. Ok, venite qua, alzatevi tutti e due. Cominciate a venire. Vieni qua, mettiti qua. Tengo io. Io sono Costanza e volevo chiedere, nel momento in cui ci sono delle voci discordanti, come per esempio per l'arresto di Matteo Messina Denaro, che dicono che c'è stata una soffiata, altri invece che è merito dei carabinieri, che si tratta di una nuova trattativa, come fa il lettore a decidere a chi credere? E questa è la domanda delle domande. È chiaro che il lettore, ti vuoi accomodare, il lettore si deve convincere e nessuno può convincerci se non siamo convinti noi. Cioè, il dubbio è l'anticamera di una realtà contrapposta a quella che viene... Se io non sono convinto, non sono convinto. Magari leggendo un determinato articolo e credendo in come questo, le cose sono spiegate, potrei convincermi. E allora le risposte arrivano se io mi pongo le domande. Quindi se io già mi sto ponendo le domande, sto attivando la mia mente, già sto mettendo in moto un processo virtuoso, importante. Noi giornalisti non diamo nulla per scontato e cerchiamo di verificare i fatti. Noi al momento non abbiamo elementi concreti per dire che ci sia stata una trattativa o che ci sia stato un arresto finto di Matteo Messina Denaro. Noi fino adesso abbiamo raccontato le cose delle quali abbiamo una certezza e non possiamo, siccome ci sono in ballo investigatori importanti, guardate che l'investigatore che ha arrestato Matteo Messina Denaro prima era a Catania, è quello che ha indagato sul sistema lombardo. È una persona, è un carabiniere di altissimo profilo, sono persone serie che hanno speso la loro vita e la spendono completamente per rappresentare lo Stato, anche e soprattutto in questioni molto spinose. E quindi noi non possiamo fare altro che provare a cercare. E se dovessimo avere elementi che dimostrano che magari c'è stato un accordo preventivo, noi lo scriveremmo senza alcuna difficoltà, però dobbiamo esserne sicuri, perché non possiamo, il complottismo, se non è basato su fatti certi, è fine a se stesso. Come anche il Covid che non esiste, le scie chimiche, non ce lo dicono, scritto da qualche analfabeta, che non sa scrivere neanche questo. Cioè, possiamo dire qualunque cosa, che bere la Coca-Cola fa bene, che fa male. Dico, gli studi dove sono? Basiamo i nostri giudizi su fatti concreti, basiamoli sulla scienza e sulle cose che noi possiamo verificare, le opinioni sui fatti, e non su possibili santoni, e sulla fonte. Ecco, la fonte. Ci chiedevamo questa, la responsabilità anche di lunedì abbiamo accolto la notizia dell'arresto, martedì è diventato, no, si è consegnato, è stato un... ieri c'è una nuova trattativa Stato Mafia, quindi è ovvio che un'interpretazione di un fatto tira dietro un consiglio riguardo la responsabilità anche di quel fatto, anche esatto. Perché i lettori... adesso i lettori sono di tutte le generazioni, prima eravamo noi che avevamo quella del giornale cartaceo che arrivava in casa, adesso noi abbiamo accesso a informazioni su tutti i canali possibili, chiunque può esprimere un'opinione al riguardo, quindi bisogna stare attenti, l'opinione è bella, l'importante è che al momento in cui tu decidi di farlo, avere un'idea di un po' di idea, è ovvio che devi scegliere una fonte che ti dà una fonte. Ecco, la fonte è fondamentale sia per noi che siamo giornalisti che dobbiamo verificare i fatti e quindi abbiamo le nostre fonti che possono essere dirette, come per esempio gli atti giudiziari, gli stessi investigatori con i quali noi parliamo. E poi le fonti sono quei fatti oggettivi e sono anche quelle realtà che ci comunicano a noi le cose. Per voi la fonte può essere il giornale, che diventa, come vi dicevo prima, un punto di riferimento vostro nell'acquisizione della conoscenza. Cioè, se voi vi accostate a Rai 1, a Rai 2, a Rai 2, a Rai 3 o a Canale 5, già sapete il tipo di prodotto che volete incontrare. Prego, come ti chiami? Alessandro. Volevo chiedere quanto tempo c'è di base
o quanto lavoro c'è prima della pubblicazione di un articolo, cioè dietro un articolo, e poi anche come inizia e quante aspettative può avere un giornalista, come inizia la carriera di un giornalista. Allora, il tempo è relativo, perché io posso ricevere un comunicato stampa da parte della procura che mi informa che sono stati eseguiti degli arresti. Allora, quella è una fonte primaria. Ci sono i nomi e cognomi, c'è il racconto di un fatto. E allora io devo tradurre in italiano quel comunicato stampa e in 15 minuti ho pronto la notizia sull'arresto di X persone. Poi io posso fare l'approfondimento. Acquisisco l'ordinanza di custodia cautelare e scrivo un articolo approfondito mettendo le intercettazioni, spiegando il retroscena, telefonando all'avvocato della persona che è stata arrestata e chiedendo scusi, poi come replicate alle accuse della magistratura, perché noi non siamo dei magistrati mancati, i giornalisti non sono dei sostituti procuratori, i giornalisti sono delle persone che devono raccontare il fatto non può prescindere dalla replica del diretto interessato. Quindi noi sappiamo che quando c'è una circostanza particolare dobbiamo andare a chiedere la replica, o perlomeno se non la riusciamo a ottenere, dobbiamo necessariamente dare spazio alla replica. Quindi il fattore tempo è relativo rispetto al prodotto che io voglio realizzare. Se io devo fare un reportage in una zona di guerra può volerci un mese, se io devo fare un articolo basato su un comunicato stampa ci vogliono 10 minuti. Se devo scrivere che Matteo Messina Denaro è stato arrestato, ci vogliono 5 minuti. Poi dopo devo capire cosa è successo. Poi come si inizia? Si inizia, io vi ho detto la mia, si inizia per gioco e per amore, come in tutte le cose belle. Si inizia per scelta, si inizia per caso, si inizia per sbaglio. E poi si cominciano a fare degli articoli. In 2 anni, realizzando 100 articoli, è possibile diventare giornalisti pubblicisti superando un esame. Ed è un'attestazione professionale che vale più di una laurea. Quindi si inizia perché si vuole iniziare, come tutte le cose. È una questione di scelte. Ed è una professione che poi ti riconosce in base a quello che tu hai fatto. Perché se tu hai raccontato stupidaggini, nessuno ti farà mai lavorare. Se tu hai raccontato delle cose importanti, se sei una persona affidabile, riconoscibile, lavorerai, c'è poco da fare. Io non ne conosco persone capaci che non lavorano nel mondo giornalistico, anche se siamo in Sicilia e se l'editoria è in grandissima crisi. Però le persone capaci riescono sempre, anche a costo di andarsene da questa terra, se è necessario. Per inseguire il proprio sogno ne vale la pena. Ok, a che punto siamo? Intanto devo dire una cosa, meriterebbero un applauso questi studenti per essere riusciti a resistere ai famosi 45 minuti che decretano sempre il calo dell'attenzione. Ho visto che qualcuno parla, ma devo dire molto meno di quello che mi aspettavo, quindi il giudizio è eccellente. Sono motivati. Ora noi in 10 minuti, perché io massimo alle 12 e mezza mi devo allontanare, dobbiamo capire come si procede. C'era l'ultima domanda? C'erano le ultime 2 domande, al volo, facciamole al volo e finiamo. Scusate, vai. Sono Carola, volevo chiedere, innanzitutto si nota al giorno d'oggi che molti dei giovani, o una grande parte dei giovani, fortunatamente non tutti, sta perdendo l'interesse per il giornalismo, per comunque i giornali in generale. È un problema grave e se sì, come si può risolvere? Allora, sì, molti stanno perdendo l'interesse per il giornalismo, è vero. Io devo dire che a 16 anni, a 17 anni non ce l'avevo. Forse è anormale il contrario averlo, non lo so. Io non ce l'avevo questo interesse per il giornalismo, assolutamente. Però avevo il bisogno di conoscere i fatti. Se voi avete bisogno di conoscere un fatto, cosa fate? Dovete cercare di capire qual è la verità. Andate su Google e cercate. Io a 16 anni non andavo a comprare il Corriere della Sera per leggerlo, o un giornale cartaceo. Oggi sta diventando inutile andare a comprare un giornale cartaceo, perché quasi sempre ci sono le notizie che già il giorno prima c'erano online.
Io non li compro i giornali cartacei, però sono abbonato a quelli online e mi faccio la rassegna stampa la mattina. La cosa che non può mai entrare in crisi è il bisogno che noi abbiamo di conoscere determinate cose, di conoscere quello che accade. È un bisogno primario. Questa cosa la possiamo incanalare in migliaia di soluzioni digitali. Ti arriva la notifica push se crolla la scuola, ti arriva la notifica push se e ti arriva il tweet o la notifica su Instagram perché segui un determinato canale, se succede un fatto. Però se io voglio sapere una cosa, la devo andare a cercare qual è la verità. Bisogna vedere se questa cosa mi riguarda o no. Se cade il governo Renzi, a voi vi interessa? No, sarebbe anomalo il fatto che vi interessi in questo momento, no? Se cade il governo Meloni, a voi vi interessa? Sì, magari lo saprete perché tutti ne parlano, ma cosa cambia nella vostra vita in questo momento? Intanto, sì, magari per gli studi, se avete qualche materia, è importante saperlo, potrebbe essere un tema di attualità agli esami, e allora là cominciate a capire che forse è meglio che vi andate a leggere qualche articolo e cercate di prepararvi per rispondere al quesito. Tutto sta nell'interesse che voi avete rispetto a un determinato fatto. Ci sono persone che vivono tranquillamente senza sapere nulla di quello che accade. E dormono sonni tranquilli. Però come si fa a vivere? Cioè l'uomo è un animale politico, è un animale sociale. Come fa l'uomo a estraniarsi? Te lo diceva. Si parlava dell'animale politico. Lo so che voi lo sapete. L'uomo è un animale politico, non può vivere senza la relazione con quello che lo circonda. L'agorà. Cos'è l'agorà? Dai, a alta voce. Ripeto. Era il luogo in cui si riunivano i cittadini, solitamente era la piazza. Dove? In che posto? In che posto? Nel centro. Dove comunque c'erano i maggiori, per esempio, c'erano i mercati, dove comunque veniva la vita sociale, politica della città. E di conseguenza si discutevano i fatti, quindi ciò che accadeva, e venivano anche comunicate delle notizie oralmente. Agorà, agorà, sagorà. Fate, ricordate queste cose, no? Sono un po' timidi questi ragazzi. Allora, l'agorà, se c'è una piazza e lì ci si incontra e si discute di quello che accade, voi già capite che in quel luogo avviene lo scambio delle informazioni. Se una persona si trova distante da quel posto, come fa a sapere di un fatto? Chi regnava preparava, per esempio, gli editti che venivano affissi nelle piazze, venivano affissi nelle strade, poi nacquero i giornali, i primi organi di informazione che avevano uno scopo molto spesso commerciale. E quindi comprendete che questa cosa non la possiamo noi fermare, questo bisogno di conoscenza. Vai, l'ultima è. Sono Mira, volevo chiedere se fosse difficile per un giornalista mettere da parte le proprie opinioni nella stesura di un articolo. Sì, è difficile, in alcuni casi è necessario, in alcune tipologie di articoli invece è importante che ci siano le proprie opinioni. Cioè noi oltre a dare le notizie cerchiamo di fornire al lettore il pretesto per riflettere sulle cose e quindi prepariamo degli editoriali o raccontiamo anche il nostro punto di vista sulle cose. Il nostro punto di vista è un'opinione che si discosta, che serve a far comprendere il fatto che abbiamo raccontato. Noi non siamo degli opinionisti, però siamo delle persone che hanno un ruolo professionale e che hanno un pensiero, e quindi se quando le cose vanno male in Sicilia, quando c'è da raccontare qualcosa di particolare, noi ci mettiamo del nostro, e quindi non è un normale articolo, è un editoriale, diventa un'analisi, diventa un'opinione. L'opinione è uno dei prodotti del giornalismo. L'opinione è anche uno dei prodotti della comunicazione, dell'informazione. Quindi l'opinione è importante. Noi riflettiamo sulle cose, noi vogliamo indurre le persone a riflettere, noi abbiamo la nostra visione
di quello che accade nella società. Noi ci schieriamo. Esatto, e qui c'è una responsabilità forte perché noi ci assumiamo una responsabilità. Noi rischiamo nel senso dal punto di vista penale e civile per quello che facciamo. Ve lo dicevo, io ho una ventina di querele, citazioni civili, combatto nei tribunali per affermare la correttezza di quello che ho detto o di quello che da direttore hanno detto i miei giornalisti, perché io ne rispondo col mio patrimonio personale, con la mia casa, con la mia macchina, col mio conto corrente. Il direttore è penalmente responsabile e personalmente responsabile di quello che esce nel proprio giornale. Allora, io direi che abbiamo concluso questa fase. Fatevi un applauso perché siete stati straordinari, siete stati bravi. La cosa più bella è che ho visto brillare tanti occhi ed è una cosa meravigliosa. A molti e molte di voi, a qualcuno un po' meno, ma ci sta, e quando brillano gli occhi è un segnale che sta succedendo qualcosa, è segnale che c'è un'emozione, è segnale che c'è una voglia di fare, di scoprire, è segnale che si sta bene. E il fatto che questo possa avvenire in un liceo così prestigioso mi onora per la scelta che abbiamo fatto. Quindi vi do il benvenuto in questo percorso che faremo insieme e che svilupperemo con live mailing, e farei concludere ai professori. Ora torno dietro la cattedra. Io. Sì. Okay. Allora, qua tiene anche tanto, questo. Allora, grazie intanto, io spero che sia stato interessante per voi questo confronto, qualcosa che ci riguarda, insomma, la vicina, che riguarda anche non veramente celebri, interpretiamo le diciamo, la realtà che ci circonda. Noi cominciamo questo percorso oggi con il live mailing. Come sapete, non dovete essere qui perché avete aderito, avete compilato molto lui, però avete scelto anche delle aree di interesse, chiamiamole così, che diventeranno come rubriche nel nostro giornale. E sarà un confronto, quindi, intanto, come diceva il direttore, con la scrittura. La scrittura noi la facciamo a scuola, la finalizziamo, voi scrivete di fare compiti scritti, di lista, poi per l'esame di Stato, ma dovete familiarizzare con l'idea che io scrivo, ma qual è il fine del mio scrivere? Questo riguarda non soltanto le tipologie di scrittura su cui esercitate, ma riguarda anche proprio le strategie, le visti per le a quale pubblico mi rivolgo, cosa voglio comunicare, come posso interessarlo, di condividerlo. Noi ci esercitiamo spesso, o comunque riflettiamo spesso su alcune strutture linguistiche che possono essere più o meno adatte in base alla finalità di quello che voi state scrivendo. Quindi alcune soluzioni vanno bene in alcuni casi, ma non vanno bene in altri. Per cui voi avrete questa opportunità, l'opportunità di scrivere e il giornale sarà online. Abbiamo fatto questa scelta perché, come dicevate voi, interpellate pure voi, ormai il cartaceo, forse a voi sicuramente non vi appartiene più, la nostra generazione ancora è legata un po' all'idea del giornale cartaceo. Come? Sì, ora lo possiamo così lo partiamo in istante. E quindi sarà online. Online significa ovviamente che nel momento in cui si clicca sul cerco live mail, siete su web accessibili, quindi voi sarete chiamati a scrivere su degli argomenti, potete condividere quello che voi scrivete, che voi può leggere con la vostra firma. E ovviamente questo sarebbe supportato intanto dai docenti e il gruppo di progetto, ne approfitto anche per presentarlo a voi perché io e la professoressa Gonzalo già conosciamo il direttore Cordorelli, c'è la professoressa Pazza, la professoressa Pazza, e avevo visto la professoressa Conciao, non so se è uscita, e vi affiancheremo di questo, nel senso che dobbiamo decidere che cosa scrivere e poi anche nella fase proprio di stesura dei testi avrete il nostro supporto, vanno revisionati, vanno rivisti, in base a tutto quello che ci sono.
Ecco, questa è la pagina di Live Sicilia e avremo la possibilità di selezionare, cliccare e aprire la pagina di Live Mail. È ovvio che su questo anche verrete formati, perché vedete la caratteristica di un giornale online, io posso scegliere cosa leggere. È un percorso che decide il lettore. Era, si ricollega anche alla domanda che faceva da poco fa, non mi ricordo più, la curiosità, l'interesse. Scelgo io come leggere il giornale, cosa leggere, noi abbiamo questa opportunità naturalmente. Quindi questo voleva essere un incontro sì informativo, ma finalizzato anche a chiarirvi le idee, proprio perché possiate essere certi, sì, ok, è il percorso che voglio cominciare a fare, voi imparare a fare qualcosa, avrete un incontro di redazione, proprio perché possiate conoscere che cosa una redazione giornalistica, come si lavora, affiancati da giornalisti professionisti, cioè avere il loro supporto, perché sono docenti, ma possiamo sicuramente supportarvi e seguirvi, ma non siamo giornalisti, oggi non esistono, per cui è giusto che in questo ci sia anche una supervisione, un consiglio, un confronto con chi ha scelto questa professione come professione di vita. Valentina, o il dottor Conte, volete aggiungere qualcosa? Sì, che verrete informati, che come abbiamo detto inizia un percorso e una scommessa, che io non vi giudicherò, ma sarò semplicemente una persona preposta al mio ruolo e quindi non è un esame per voi, ma io spero che vi resti qualcosa divertendovi. Che poi è l'essenza anche della vita. Possiamo anche sbagliare, ma l'importante è che intanto ci provate, chi ci vuole provare, perché non è obbligatorio per tutti, forse non sarà possibile per tutti, vedremo come accontentare poi le varie richieste. Io devo dirvi che sono molto sensibile a un fatto, la determinazione di una persona. Magari qualcuno potrebbe restare fuori da questa prima selezione, ma se ha la voglia me lo faccio sapere anche ai professori perché faremo in modo di continuare. Quindi non voglio porre un'eccezione che fa saltare tutte le regole. Guardate che ci sono grandi giornalisti che erano pessimi studenti, ci sono grandi giornalisti che non hanno finito neanche il liceo. Ci sono giornalisti che hanno 3 lauree e che non concludono niente. È una questione di come la vostra persona si rapporta con se stesso e col mondo circostante. Quindi, secondo me, siete nel posto giusto al momento giusto. Io però devo Sì, scappare. noi continuiamo così un secondo, ok. Io vi devo salutare. Grazie. Vi devo salutare. Vediamo presto. Sì, ci sentiamo prossimamente e vediamo come procedere. Ok.